Ciao a tutti orchetti, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un super money glitch per duplicare qualsiasi auto e qualsiasi veicolo. Questo money glitch si fa da soli, senza l'aiuto di nessun amico. Prima di cominciare vi invito a bombardare, a distruggere questo video di pollicioni in su e iniziamo subito. Per eseguire questa money glitch dovete per forza essere in una sessione pubblica, però attenzione, se avete la connessione con l'MTU normale, come in questo caso io, dovete eseguire il glitch in una sessione pubblica con almeno una decina di giocatori. Mi raccomando, la sessione pubblica non dovrà essere vuota. Oppure potete fare il money glitch mettendo l'MTU della connessione a 800, in modo che quando vi caricherà una sessione pubblica sarete in sessione da soli. Questa cosa è molto importante, altrimenti il money glitch non funziona. Poi dovete avere un qualsiasi garage, il garage dovrà essere pieno e all'interno del garage ci dovrà essere parcheggiata l'auto o il veicolo che volete duplicare e almeno una LG RH8. Più LG RH8 avete parcheggiata all'interno del garage, più auto e veicoli potete duplicare. Quello che vi consiglio è di duplicare un'auto lowrider, in quanto vendendo le auto lowrider duplicate vi daranno veramente tanti soldi, anche perché se duplicherete poi venderete molte auto di lusso come anche molti veicoli militari, molti ve li farà vendere ma a un prezzo bassissimo, circa 100-200 mila dollari, mentre alcuni non ve li farà nemmeno vendere, perciò duplicherete auto e veicoli inutilmente. Perciò se volete un consiglio, duplicate auto lowrider modificate al massimo all'officina di Bennis. In questo money glitch non importa che applicate la targa personalizzata all'auto o al veicolo che duplicate, il money glitch funziona ugualmente. Poi dovete avere il centro operativo mobile con all'interno il deposito veicolo personale e il COM dovrà essere vuoto. All'interno del COM non ci dovrà essere nessun auto e nessun veicolo parcheggiato. Se eseguite il money glitch con il primo metodo, ovvero quello dove dovete essere in sessione pubblica con un po' di giocatori, vi consiglio di abilitare la modalità passiva, così che eviterete di essere uccisi dai giocatori che si trovano nella vostra sessione. La prima cosa che dovete fare, dovete entrare all'interno del garage dove avete l'auto o il veicolo che volete duplicare, poi dovete salire su una LG RH8 che avete nel garage e dovete tenere bene a mente la targa della LG RH8 che utilizzerete per eseguire il passaggio del money glitch, perché poi questa targa andrà a finire sulla versione duplicata dell'auto o del veicolo che duplicate. La targa di questa LG RH8 è 00KF331. A questo punto dovete accelerare così da uscire dal garage. Quando sarete usciti dal garage con la LG RH8 dovete posizionarvi dietro al rimorchio del centro operativo mobile e dovete premere la freccia destra per lasciare la LG RH8 all'interno del centro operativo mobile. Quando avete premuto la freccia destra per lasciare la LG RH8 all'interno del COM, è molto importante che non ci sarà, ripeto, non ci dovrà essere l'animazione della rampa del centro operativo mobile che verrà giù e voi che state entrando con la LG RH8 all'interno del COM, ma dovrà farvi spawnare direttamente all'interno del centro operativo mobile con la LG RH8 parcheggiata all'interno. Se vi farà l'animazione dovete per forza spostare il centro operativo mobile, altrimenti il money glitch non funzionerà. A questo punto ragazzi dovete premere triangolo per entrare nella LG RH8 e appena avete premuto triangolo dovete tenere premuto il tasto R2 per accelerare, mentre su Xbox One i tasti sono Y e RT. E dovete tenere premuto il tasto per accelerare fino a quando la schermata nera non andrà via. Quando sarete spawnati sulla LG RH8 fuori dal centro operativo mobile, potete smettere di tenere premuto il tasto per accelerare. A questo punto dovete scendere dalla LG RH8 e se tutto funzionerà correttamente, appena sarete scesi dalla LG RH8, la LG RH8 scomparirà. Se la LG RH8 scomparirà, vuol dire che il money glitch sta funzionando correttamente. A questo punto a piedi dovete entrare all'interno del garage dove avete l'auto o il veicolo che state duplicando. Dovete salire sull'auto o veicolo che state duplicando, poi dovete accelerare così da uscire dal garage e con l'auto o veicolo che state duplicando dovete posizionarvi davanti al rimorchio del centro operativo mobile e dovete premere la freccia destra.
Quando avete premuto la freccia destra, comparirà questa schermata con scritto deposito veicolo personale pieno, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto dovete premere il tasto per confermare questa schermata ripetutamente e tante volte di fila per confermare più volte questa schermata, perché la schermata sarà buggata e c'è bisogno che la confermate più volte. Fatto ciò, se il Moneglitch sta funzionando correttamente, anziché farvi spawnare all'interno del COM, vi farà spawnare fuori dal centro operativo mobile sull'auto o sul veicolo che state duplicando, e come noterete la targa dell'auto o del veicolo che state duplicando sarà cambiata e sarà la targa della LG RH8 che avete utilizzato prima per eseguire il passaggio del Moneglitch. A questo punto, con l'auto o veicolo che state duplicando, dovete recarvi davanti alla rimorchio del centro operativo mobile, dovete premere la freccia destra per lasciare l'auto o il veicolo all'interno del centro operativo mobile. Fatto ciò, dovete salire sull'auto o veicolo oramai duplicato, dovete accelerare così da uscire dal centro operativo mobile e dovete parcheggiare l'auto o il veicolo duplicato all'interno del garage dove avete la versione originale dell'auto del veicolo che avete duplicato. A questo punto avete completato il Moneglitch. Potete scegliere se andare a vendere l'auto o il veicolo duplicato o duplicare più auto e più veicoli e poi venderli dopo tutti insieme di fila uno dopo l'altro, in quanto in questo Moneglitch c'è il bypass, ovvero che non bisogna aspettare i 45 minuti per poter vendere un'auto o un veicolo dopo averne venduto uno. Attenzione, non confondete il bypass con il blocco delle vendite, perché sì, potete vendere auto e veicoli duplicati di fila senza aspettare i 45 minuti l'uno dall'altro, però se ne venderete tanti nel giro di poco tempo, Rockstar vi metterà il blocco delle vendite, e quando avete il blocco delle vendite vuol dire che non potete vendere nessun auto e nessun veicolo per 24 ore, quindi dovete aspettare 24 ore, praticamente un giorno. E mi sto riferendo alle 24 ore della realtà e non del gioco. Se volete duplicare altre auto o altri veicoli, vi basterà ripetere Moneglitch dal primo passaggio. E mi raccomando, ricordatevi i requisiti di questa Moneglitch, che sono davvero fondamentali per far funzionare il Moneglitch. Se non vi funziona ai primi tentativi, continuate a riprovare, e se vedete che riprovando non vi funzionerà lo stesso, provate a cambiare sessione e continuate a cambiare sessione fino a quando il Moneglitch non vi funzionerà. Quando Moneglitch verrà patchato, scriverò patchato nei commenti sotto al video e bloccherò il commento in alto, così che il commento sarà visibile a tutti. Quindi evitate di scrivere commenti con scritto patchato, è stato patchato, perché quando sarà patchato, tranquilli che non mi dimentico, lo scriverò subito nei commenti sotto al video. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando bombardate, disintegrate questo video di pollice in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, e da Orcuber noi ci vediamo al prossimo video, bella! Now.